Ci sono quasi 800 persone tra uomini e donne coinvolte in queste esercitazioni che andranno avanti per tutta la settimana. Venerdì poi ci sarà un riepilogo di tutto quello che si è stabilito e testato in queste prove. Noi siamo a Oristano, questa è la sala operativa dei Vigili del Fuoco che coordinano l'evento che si sta svolgendo in questa provincia. Naturalmente tutti i dati poi andranno a finire nella centrale operativa del poligono a Teulada, ma intanto qui sta funzionando un po' come base alla operazione Bentuestu. Noi siamo con il generale di divisione Francesco Olla, che comanda l'esercito in Sardegna. Generale, una grande esercitazione che coinvolge tutte quante le forze in campo in situazioni estreme, come possono essere alluvioni, i grandi incendi, come quest'estate, ma anche incidenti industriali. In questo caso riguarda proprio questa l'esercitazione. Incidenti industriali e comunque un coordinamento di tutte le forze in campo, quanto è importante riuscire a coordinarle in queste situazioni così difficili. Buongiorno a tutti. Prima di tutto credo che sia fondamentale la capacità di comando e controllo che si può esercitare soltanto attraverso una grande integrazione di tutti gli assetti operativi che sono schierati sul campo per l'intervento. Nella fattispecie qui, nella sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano, si stanno coordinando tutte quelle che sono le attività svolte dai Vigili del Fuoco nell'intervento avvenuto presso l'Italgas, dove si simula un incidente industriale che poi è una delle, come dire, degli aspetti più preoccupanti, diciamo, che in qualche maniera un prefetto può avere con sé. Per il semplice motivo che deve essere costantemente aggiornato il piano di contingenza per la gestione di eventuali emergenze di questo genere. Ora poi tutte le attività che vengono svolte qui vengono riportate automaticamente presso la nostra exercise control che si trova presso il poligono di Capo Teulada, dove già la scorsa settimana abbiamo svolto delle attività sperimentali con assetti duali che sono estremamente utili o potrebbero esserlo soprattutto in situazioni emergenziali, perché poi possiamo mettere a disposizione dei prefetti che hanno la responsabilità di questo tipo di interventi, anche del coordinamento di tutte le attività, quelle che sono le valutazioni che il loro personale specificamente preparato faranno, in modo tale che possano valutare ciò che è andato bene, ma soprattutto quelle che sono le criticità che si sono manifestate. Criticità che poi si riscontrano anche sul territorio e che serviranno ad agire in maniera più tempestiva e più efficace, evidentemente, quando ci sarà l'evento estremo. Stavamo parlando proprio di questa esercitazione, l'abbiamo seguita, abbiamo sentito l'ingegnere Roberto Bonfiglio, che è comandante provinciale dei Vigili del Fuoco qui a Oristano, lo sentiamo, poi torniamo. L'emergenza si è svolta in due fasi, una fase di preallarme in cui la squadra di sicurezza interna della società ha gestito le prime fasi di emergenza. Nel momento in cui poi la squadra non è più in grado di gestire l'emergenza perché c'è il rischio che questa perdita si possa innescare, interveniamo noi e quindi abbiamo utilizzato sia le nostre attrezzature antincendio per creare dei muri d'acqua che servono appunto per diluire la nube di GPL ed evitare che questa si possa propagare a distanza rispetto al serbatoio, e allo stesso tempo abbiamo soccorso i tre feriti che erano stati predisposti nell'esercitazione. In sala operativa naturalmente si continua a lavorare, tutto coordinato dalla prefettura. Noi siamo con il prefetto di Oristano, dottor Fabrizio Stelo. Allora, dottor Stelo, in questo caso voi avete adeguato questa esercitazione alla vostra provincia, però tutte le prefetture coinvolte in una esercitazione fondamentale per intervenire presto e bene in caso di gravi eventi naturali o industriali. Assolutamente sì, diciamo c'è la fusione di due esigenze, l'esigenza dei militari, del comando militare della Sardegna, dell'esercito, di testare le loro procedure, le loro competenze, i loro mezzi, e le ordinarie esercitazioni che le prefetture fanno ogni tanto periodicamente. Noi avevamo in programma di testare il piano di emergenza esterna della Ultragas, di un'azienda a rischio di incidente rilevante, e quindi oltre a testare il piano abbiamo voluto infilare degli eventi collaterali
con risse, finte manifestazioni, finti feriti, per cercare di stressare il più possibile tutti gli enti coinvolti, i vigili del fuoco, i comuni, le forze dell'ordine, eccetera, in modo da essere il più vicino possibile a un'emergenza reale, sperando ovviamente non succeda mai nulla di tutto questo. Purtroppo però le emergenze reali ci sono, gli eventi estremi sono sempre più frequenti, questa esercitazione ha un obiettivo ben preciso, intervenire in modo da salvare il più possibile non solo l'ambiente ma soprattutto le vite umane. Assolutamente, e c'è da verificare le procedure interne di tutti gli uffici e enti coinvolti per vedere se sono efficaci, se sono efficienti, se sono snelle, se sono giuste, insomma. La salvaguardia dell'ambiente e sicuramente della sicurezza della popolazione, della collettività, in questo caso è più sicurezza intesa come safety che non come security, ma abbiamo voluto appunto stressare anche le forze dell'ordine con degli eventi collaterali che con l'ultras non c'entrano molto, proprio per vedere la risposta di ogni ufficio, che poi valuteremo nei prossimi giorni, per migliorare sempre di più l'efficienza e l'efficacia di tutti gli enti coinvolti nell'esercitazione di oggi, che ringrazio tutti, sono tutti veramente eccezionali e disponibilissimi nella miglior riuscita possibile dell'esercitazione di oggi. Esercitazioni Bent West cominciate insomma il 29, che andranno avanti ancora per un paio di giorni. Venerdì si farà il computo totale di tutte quante le esercitazioni fatte nella Sardegna e si trarranno un po' le somme. E dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano è tutto. La nostra rassegna stampa cominciamo.